Per questo giorno di festa per la nostra diocesi celebriamo San Biagio, patrono di questa diocesi, e lei, eccellenza, rappresenta come persona corporativa tutta la diocesi. Abbiamo bisogno dell'aiuto del cielo, questa nostra terra penso che ha bisogno dell'aiuto del cielo, dell'aiuto di San Biagio, questa diocesi che nei secoli è stata sempre piena di gloria, piena di vita, era la diocesi dei due mari, San Biagio, le reliquie di San Biagio sono a Maratea, e Maratea nei secoli passati era parte della diocesi di Cassano. Penso che proprio perché le reliquie di un santo così venerato nel mondo fossero presenti nel territorio della diocesi, penso che proprio per questo sia stato scelto come patrono San Biagio. Dicevo che c'è bisogno del cielo perché sono tanti i problemi della nostra terra. La fede che va scemando nel popolo di Dio, la situazione demografica, la popolazione in continua diminuzione nella nostra diocesi, poche nascite, molti morti, tanti giovani che vanno via perché non trovano come vivere, famiglie che entrano in difficoltà. Ecco, sono tanti i problemi, eccellenza, che penso che questa liturgia santa, questa lode che eleviamo al Signore, e questa, e chiediamo l'intercessione veramente di San Biagio, che benedica questa terra e le doni un futuro secondo i disegni di Dio. Auguri sinceri. Ma c'è un progetto che deve tutti accomunarci: il bene per la nostra terra. Deve stare a cuore a tutti, ripeto, nel rispetto di ogni appartenenza istituzionale, il bene di questo territorio. Ci deve stare a cuore. I care. Deve essere ogni giorno, direi, il primo punto all'ordine del giorno del nostro esistere e vivere in questo territorio. E la misura alta della vocazione cristiana è la santità. Celebrare la festa di un patrono significa verificare se la nostra vita è sul sentiero della santità, è sulla strada della santità. Io questa sera pregherò soprattutto perché il nostro territorio diventi santo. La Calabria è ricca di testimoni di santità, ma probabilmente abbiamo ancora più bisogno di testimonianze di santi per far fronte alle tante questioni problematiche che purtroppo sono sul nostro territorio. Per celebrare degnamente la festa del nostro patrono, per celebrare i misteri di Cristo, ci riconosciamo peccatori. Lasciamoci tutti quanti generare dalla parola di Dio ascoltata, che mi piace sintetizzarla in tre parole: fedeltà, speranza e dono. E queste tre parole corrispondono alle tre letture poc'anzi proclamate e ascoltate. La parola fedeltà. Il profeta Ezechiele, che è una personalità dotata di una feconda immaginazione,
viveva in un tempo molto oscuro. Il profeta è testimone che in pochissimi anni molti israeliti vengono trascinati fuori dalla loro terra e vengono deportati in Babilonia, nel cuore della potenza dominante di allora. E quindi gli israeliti si trovano a vivere una vita fuori da Gerusalemme, fuori dal Tempio, fuori da Dio stesso. Così almeno sembrava. I figli di Abramo, i figli che compongono il popolo di Israele, vivono in una terra straniera con usi e costumi ripugnanti. Anche il profeta Ezechiele era stato portato via da Gerusalemme, lontano dal Tempio. Ma il profeta è colui che non si lascia catturare dalla superficie degli eventi. Il profeta è colui che abita la storia, vive gli eventi della storia, ma cerca di capire il senso di ciò che sta accadendo. Ed Ezechiele comprende che ancora una volta il popolo di Israele vive l'esperienza della infedeltà. È come quella sposa infedele, per usare una metafora molto chiara, Israele viene paragonato ad una sposa infedele che ha tradito, che ha abbandonato il suo marito. Ha preferito cioè altri dei, il popolo di Israele si è prostituito ad altri dei e ha abbandonato la fedeltà alla legge, la fedeltà a Dio. Ma la cosa più stupefacente, ecco perché la prima parola che vi affido è la parola fedeltà, la cosa più stupefacente che crea meraviglia, che crea stupore, è che sebbene Israele sia in esilio, sebbene Gerusalemme sta per essere distrutta, sebbene Israele abbia peccato contro Dio, Dio ancora una volta è fedele alla sua promessa di amore. Dio tradito, Dio abbandonato, ma Dio è fedele. Mentre pensavo a ciò da condividere con voi questa sera, mi veniva in mente quell'affermazione bellissima che risolve tutta una serie di problemi che molto spesso noi abbiamo, ma soprattutto la gente semplice ha. Quante volte sento dire: ma Don Francesco, perché Dio non ascolta le mie preghiere? L'ho invocato, l'ho supplicato, ma sembra che Dio sia sordo. Dietrich Bonhoeffer, che ad Auschwitz sarà ucciso a Flossenbürg, 34 anni, scrive così: Dio non ascolta le nostre preghiere, ma è fedele alla sua promessa di amore e di salvezza nei nostri confronti. Ecco, Ezechiele ci fa capire che nonostante le nostre contraddizioni, le nostre infedeltà, nonostante la nostra prostituzione interiore, perché guardate, la prostituzione peggiore non è tanto quella del corpo, e quando noi prostituiamo la mente, il cervello, la coscienza, quando prostituiamo la nostra libertà, è la massima espressione di perversione della nostra esistenza. Ebbene, nonostante la nostra prostituzione, Dio è fedele. Dio non viene mai meno ad avere questo sguardo di perdono, di misericordia nei nostri confronti. Bellissima quella espressione che dice il profeta: andrò in cerca della pecora perduta, ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia.
fedeltà. Dio è fedele alla sua promessa di amore. Dio è colui che ci cura. Sì, possiamo dire, Dio high care la nostra esistenza. Dio ha sempre a cuore la nostra esistenza e non ci abbandona mai alle forze del male o al nostro destino umano. Seconda parola, speranza. E il libro dell'Apocalisse è San Giovanni che ci apre il cuore questa sera alla speranza. Che cosa viene detto all'angelo della chiesa che è a Smirne? Non temere ciò che stai per soffrire. Queste parole le possiamo capire, questo invito a non temere, ad aprire il cuore alla speranza, perché quando Giovanni nell'Apocalisse scrive, scrive a delle comunità che vivono la persecuzione. Momenti difficili per i cristiani. Loro sono fedeli a Cristo e i cristiani vengono perseguitati, vengono messi a morte. Ed è bello che l'Evangelista Giovanni nell'Apocalisse pone Gesù come il garante che ha superato e ha vinto la morte. Io conosco la tua tribolazione, io conosco la tua povertà, ma non temere, non avere paura. Dice San Giovanni, Gesù ha vinto la morte, Gesù ha vinto la sua persecuzione. Dio ha risposto alla persecuzione della sua vita con la vittoria della vita sulla morte, della misericordia sul peccato. La conoscenza e la condivisione da parte di Gesù della sofferenza della chiesa di Smirne è la più grande consolazione. La speranza cristiana non è illusione. La speranza cristiana non è ideologica. La speranza cristiana ha un nome, ha un volto, ha una storia. Gesù crocifisso e risorto. E Giovanni all'Apocalisse dice ai suoi cristiani, è vero, state vivendo momenti terribili, di dolore, molti di voi vengono uccisi, ma guardate a Cristo crocifisso e risorto. È Lui il garante della vittoria, della giustizia sull'ingiustizia, della vita sulla morte. Fedeltà, Ezechiele, Dio è fedele alla sua promessa. Speranza, nonostante la persecuzione. Terza parola che vi affido questa sera, la parola dono. L'Evangelista Giovanni questa sera ci fa capire che ci sono due modi per essere genitori, due modi per essere politici, due modi per essere preti, due modi per essere vescovi, due modi per essere insegnanti. C'è chi si serve del popolo per affermare se stesso, il mercenario. C'è chi invece, il pastore, non si serve, ma serve e si mette al servizio fino a dare la sua vita per il popolo, per le persone che gli vengono affidate. Ecco, l'Evangelista Giovanni, ancora una volta, presentandoci l'autodefinizione di Gesù, che dice io sono il pastore bello e buono, dice che il pastore è colui che dona la vita, il mercenario è colui che invece si serve delle pecore, si serve delle persone per affermare il suo ego, per affermare il suo io, per affermare le sue pretese egoistiche. Questo può accadere al vescovo, al sacerdote, al politico, al sindaco, al consigliere, all'onorevole, all'assessore, al genitore, all'insegnante. Può accadere a tutti. E qui mi è venuta in mente quella pedagogia del grande Don Lorenzo Milani. Bisogna servire i poveri, ma non servirsi
dei poveri. Vedete, sulla tomba di un cristiano della fine del secondo secolo, un certo Abercio, si legge questa iscrizione. È di una bellezza unica. Mi sono commosso quando l'ho letta, quando l'ho trovata. Dice così: sono il discepolo di un pastore santo che ha occhi grandi, il suo sguardo raggiunge tutti. Che bella! Cioè, Gesù è il pastore santo, buono e bello, con occhi grandi, che raggiungono tutti, anche noi oggi, e da questi occhi nessuno è escluso, anzi noi ci sentiamo protetti, accompagnati, guidati. Fedeltà, speranza, dono sono parole di senso, parole che devono ricostruire, sostenere, incoraggiare le nostre esistenze, ciascuno nella propria scelta di vita. E quando penso a San Biagio, San Biagio fu, ad imitazione di Cristo, un pastore bello e buono. Fu un pastore che donò la sua vita, versò il suo sangue in totale obbedienza e fedeltà a Cristo, perché San Biagio credette, per dirla con le parole dell'Apostolo Paolo, che né morte né vita potranno mai separarci dall'amore di Dio in Gesù. Che bello! Mi stavo verificando, ma io come vescovo sono disponibile a dare la vita, a dare anche il mio sangue per il mio popolo? Lo chiedo a voi sindaci: siete capaci, uomini delle istituzioni, a dare la vita senza compromettervi? Carissimi confratelli sacerdozi, siete disponibili a dare la vita senza cedere ai piccoli o ai grandi ricatti ai quali molto spesso il nostro territorio ci costringe? Ce lo dobbiamo dire con molta sincerità. È più facile il compromesso che non la mediazione, è più facile mondanizzarci che non rimanere integri. Ce lo dobbiamo dire questa sera, dinanzi al nostro patrono ce lo diciamo, senza che nessuno scagli la pietra contro nessuno. Guai se io avessi questa tentazione di scagliare la pietra contro qualcuno. Io devo essere capace innanzitutto di verificarmi se la mia vita è integra, integerrima, se la mia vita è fedele a Cristo, se la mia vita è fedele al popolo che mi è stato affidato, se mi sta a cuore questo popolo e lo curo e fascio le ferite del mio popolo, se sono capace anche di non dormire perché sono preoccupato per la vita di questo popolo. Questo è il grande insegnamento che, a mio avviso, la santità di San Biagio, nostro patrono, ci suggerisce e ci consegna. Ma una domanda a noi che festeggiamo il nostro patrono questa sera. La domanda è: che cosa fino in fondo però, oltre al dono di noi stessi, che cosa il nostro patrono suggerisce alla diocesi di Castanello Ionio? Me lo sono chiesto. Se fosse qui Biagio, in carne ed ossa, che cosa direbbe alla nostra chiesa locale? Perché guai se ci riducessimo soltanto ad una mera devozione nei confronti di San Biagio. Tento una risposta alla nostra chiesa locale. Mi piace mettere sulla bocca di San Biagio le parole che Papa Francesco rivolse nel novembre 2015 a tutta la Chiesa italiana. Noi eravamo lì a Firenze ed eravamo lì ad ascoltare il discorso di Papa Francesco, che fu un discorso di una profezia unica,
di un coraggio unico. E non vi nascondo che in un certo qual modo ci sentimmo anche bastonati, ma bastonati come bastona un padre che vuole bene ai suoi figli. Sono andato a rileggere quel discorso e questa sera voglio mettere sulla bocca di San Biagio un passaggio di quel discorso rivolto alla chiesa locale di Cassano lo Ionio. Disse così Papa Francesco: mi piace una chiesa inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate anche voi questa chiesa, credete in essa, rinnovate con libertà. Ecco la domanda che io faccio questa sera in compagnia del nostro patrono. Noi che chiesa sogniamo? Noi che chiesa vogliamo essere? Confratelli, che chiesa vogliamo essere? Che chiesa vogliamo essere? Fedeli laici di Cassano lo Ionio. Bene, io faccio mia quell'altra espressione di Papa Francesco sempre in quel discorso. Io preferisco essere più una chiesa accidentata, una chiesa tutta missionaria, che non una chiesa burocratica, che non una chiesa che dispensa soltanto sacramenti, una chiesa autoreferenziale, una chiesa autocentrata. Io preferisco la chiesa di Gesù, la chiesa sulla strada, una chiesa missionaria, una chiesa che rischia, una chiesa audace, una chiesa profetica, una chiesa coraggiosa, una chiesa che vive una duplice fedeltà, la fedeltà a Cristo e al Vangelo e la fedeltà alla storia. Io preferisco la chiesa della Gaudium et Spes, le gioie e i dolori del mondo, le amarezze e le speranze degli uomini e delle donne del nostro tempo sono le nostre gioie, sono le nostre amarezze. Questa è la chiesa che io sogno con e per Cassano lo Ionio. Solo che i sogni si realizzano, sapete quando si realizzano i sogni? Lo diceva il grande vescovo Elder Camara, diceva: il sogno di uno è mero sogno, è soltanto un sogno. Il sogno di tutti diventa realtà. Confratelli, se sogniamo insieme, e lo dico a tutti, ciascuno nella propria responsabilità, se sogniamo insieme questa chiesa del Vangelo di Gesù missionaria, che dona la vita, anche il sangue di se stessa, io sono convinto che se sogniamo tutti questo sogno di questa chiesa di Cassano lo Ionio, quanto prima si realizzerà. E prima di concludere, perché penso che siano sufficienti queste suggestioni che ho cercato di condividere, tornando nel pomeriggio da Reggio Calabria, in macchina ho avuto modo, nonostante la stanchezza, di riflettere ancora un po'. E appena sono tornato ho aggiunto come conclusione alcune domande. Sì, voglio chiudere con le domande questa sera. Perché io sono convinto che le domande aiutano a crescere. Oggi sono poche le risposte che abbiamo a disposizione. Dobbiamo ritornare a porci delle domande. Allora mi sono posto e vi pongo questa sera alcune domande in compagnia del Santo Patrono. Innanzitutto mi chiedo e vi chiedo: cosa possiamo fare noi Chiesa? Sottolineo, che cosa possiamo fare noi Chiesa dinanzi alla fuga dei giovani e dinanzi allo spreco delle risorse umane? Io, vi sono sincero, sono molto preoccupato. Io ho fatto una breve statistica. Fra 10 anni
la nostra regione Calabria sarà formata da adulti, adulti ed anziani. E allora la domanda che pongo: ma c'è futuro o non c'è futuro in questa terra? E la domanda non è retorica. E ancora mi chiedo: come possiamo dare forza sociale e autentica fraternità dinanzi a un modello di sviluppo individualista ed utilitarista? Quale modello di sviluppo abbiamo in Calabria? Beh, lasciatemelo dire, ma lo dico perché sono un pastore che vi vuole bene e che ha cuore. Io ho la netta percezione che il modello di sviluppo in Calabria è individualista, utilitarista e, scusate l'espressione popolare, si salvi chi può, senza disponibilità a fare squadra. Penso per esempio ai consorzi in Calabria. Quale presente e quale futuro? Per imprenditori che hanno la forza, la capacità di mettere da parte sospetti ed altro e di dire: mettiamoci insieme. L'insieme, il noi sull'io. E poi un'ultima domanda, questa è ancora più pesante, ma questa la rivolgo alla Chiesa, alla società civile, alle istituzioni politiche e non. Mi chiedo e vi chiedo: come opporci concretamente a quella alleanza perversa tra i colletti bianchi mafiosi e i grandi interessi capitalistici che bloccano la possibilità di sviluppo nel nostro territorio? So che questa è una domanda troppo pesante, ma ce lo dobbiamo dire? Altrimenti poi riduciamo la santità di San Biagio, così, è bello, poi faremo il rito dalla gola e tutti vissero felici, boh, non so se contenti o scontenti. Ci sono dei blocchi nei nostri territori, dei blocchi che si alleano e che bloccano la crescita del nostro paese. Io, come vescovo, sento umilmente il dovere di dirlo a me Chiesa, a noi Chiesa, di dirlo a tutti, ma senza io avere la presunzione come vescovo di dare lezioni sue. Non do lezioni sue. Io sono uno di voi che sente però la passione che questo nostro territorio deve risorgere. Alzati, Chiesa di Cassano Maglione. Alzati, territorio dei 22 comuni che compongono la nostra diocesi. Alziamoci, risorgiamo. Possibile. Io non mi rassegnerò mai, a meno che non mi viene l'Alzheimer, la demenza, allora mi rassegnerò. Ma finché avrò un minimo di coscienza sveglia, non mi rassegnerò al fatalismo, al prevalere dei fenomeni di corruzione, ma userò sempre, avrò sempre la fedeltà, la speranza e il dono di poter veramente attivare processi di cambiamento insieme. A San Biagio, alla sua intercessione, consegniamo la nostra diocesi con i 22 comuni che la compongono, perché il Signore porti a compimento la sua volontà e la sua opera in tutti noi. Amen. Così sia.
tradizione che nella celebrazione in memoria di San Biagio ci sia anche il rito della benedizione delle candele sulla gola. Ormai appartiene alla grande tradizione. Ora consegno le candele ai sacerdoti di Cassano e Frazioni.